I momenti difficili capitano a tutti. Il problema dei momenti difficili e dolorosi è che non importa quanto siano gentili le persone intorno a te, non ti senti mai come se qualcuno capisse veramente quello che stai passando, quasi come se ti sentissi intrappolato in una bolla. Tutti possono vederti e a loro sembri te stesso normale, ma la tua prospettiva è confusa e ti senti isolato e solo. La vita non si ferma solo perché stai soffrendo, quindi spesso non senti di avere il permesso di fermarti, riposarti e poter vivere quel momento difficile. Essere in grado di elaborare il lungo flusso di emozioni che si manifestano, pur continuando a rispettare i propri obblighi, è un'arte che si impara lungo il cammino di consapevolezza. Come saprà chiunque abbia affrontato un momento difficile o doloroso, in realtà ci troviamo di fronte ad una miscela e ad una progressione di emozioni che compongono l'intero stato ed è un modello composto da 5 fasi: negazione, rabbia, contrattazione, depressione ed infine accettazione. Ed è qui che le essenze floreali australiane possono entrare in gioco, poiché supportano la progressione attraverso queste emozioni, impedendo di rimanere bloccati per troppo tempo in una qualsiasi emozione dannosa. Ovviamente la negazione è la prima fase in cui si cade inizialmente, perché quando accade qualcosa di spiacevole crediamo semplicemente che sia tutto un brutto sogno. Il fiore australiano Warata è l'essenza di primo impatto, in quanto si occupa principalmente di emozioni intense come paura, disperazione, sentendoti senza speranza ed incapace di rispondere alla situazione, che possono poi lasciarti senza fondamento ed incapace di prendere decisioni stabili. Warata ti permette di affrontare la situazione a testa alta, padroneggiando le tue emozioni e continuando ad andare avanti. Una volta che sei in grado di affrontare la situazione in cui ti trovi, potrebbe assalirti la tristezza, molto importante da affrontare e che molto spesso però ci impediamo di provare. Come molti di noi sanno, la tristezza incontrollata ha il potenziale per portare alla depressione. Il fiore australiano Red Suva Frangipani aiuta principalmente quel cuore spezzato che sente che non potrà mai stare bene e recuperare. Di nuovo l'essenza Warata si occupa del potenziale che la tristezza ha di evolvere in disperazione, donando coraggio e risveglio delle risorse di sopravvivenza. Bottle Brush aiuta ad abbracciare il concetto di lasciare andare il passato o la persona amata che ti manca, conferendo serenità e calma. E Stirred as a Rose serve a gestire qualsiasi colpa che nasce dalla falsa convinzione che avresti potuto fare qualcosa di più per la situazione o persona amata mentre sei ancora in vita, che ti avrebbe reso una persona più amorevole o migliore. Dona coraggio, integrità ed essere vero a te stesso. Se questi contenuti ti sono stati di aiuto e desideri approfondire l'argomento, clicca il link in descrizione per ottenere il manuale completo sui fiori australiani.